Oggi viene presentato un suo libro che riguarda gli articoli da lei scritto su un giornale, Il Contenitore, a pagina 7. Di cosa si tratta? Sì, intanto il Contenitore è un periodico che nasce 20 anni fa a Fezzano, da un gruppo di giovani, oggi sono persone mature, e esce da ben 20 anni, no? 10 numeri all'anno. Io ho iniziato a collaborare nel 2010 quando un amico mi ha chiesto una testimonianza sul dottor Ottavio Giacchè, un personaggio di questa città e non solo. E da quel momento lì io tutti i mesi mando un articolo a ruota libera. Quindi uno spaccato della vita cittadina dal 2010 ad oggi. Sì, uno spaccato direi della cultura, della storia che ci riguarda da vicino. Ovviamente ci sono anche interferenze esterne, perché la mia sensibilità di osservatore delle questioni del mondo mi fanno parlare anche dell'immigrazione. Ho parlato anche ad esempio dei papati di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II. E quello che ha in mano contiene un mio pezzo su Ettore Cozzani, personaggio nobile della cultura cittadina, fondatore dell'Eroica, questa rassegna di ogni arte che venne pubblicata dal 1911 al 1944. Professore, ma chi è Valerio Cremolini? Un scrittore, critico d'arte, critico letterario? Intanto Valerio Cremolini è un accademico dell'Accademia Cappellini della Spezia, lo dico con grande piacere. C'è un elemento, un requisito che lo distingue da tutti gli altri, una grande delicatezza e finezza di scrittura, la capacità cioè non solo di documentarsi quando scrive, ma di far proprio, di impossessarsi dell'argomento. E in questo libro vedremo che sono tanti i personaggi che lui affronta, da carattere laico come Lia, l'ingegnio, o Ita la Mela, religioso, sia quando affronta le istituzioni, i grandi musei, le grandi tradizioni culturali, lo fa sempre con una precisione, con una capacità di penetrazione dell'argomento, ma con uno stile così leggero, così piacevole, che è unico.